sito, come sempre. Possiamo iniziare. Buongiorno. Buongiorno mister. Thomas Villarai Sport. Domani c'è la prima possibilità per vincere un trofeo con l'Inter. Ne avrete tre di queste possibilità da qui alla fine di questa stagione. Che squadra in mano, come si sente di arrivare a questa partita? Qual è il suo feeling in questo momento? Sempre, sappiamo da prima, sappiamo che poteva essere così, insomma, siamo contenti di essere qua, avere questa possibilità. Stiamo lavorando forte, è sempre difficile dopo il mondiale perché i giocatori hanno arrivato un po' in ritardo, ma penso che siamo bene. Abbiamo fatto il trofeo team contro Juve e Milan, l'abbiamo fatto bene, così aspettiamo a vedere una squadra più o meno simile in termini di calcio, no? Cosa si aspetta dalla Roma? Cosa sa della Roma, che è stata la grande rivale dell'Inter in questi anni? È chiaro che è una squadra forte, con un buon allenatore, giocatori di qualità. Sarà difficile, sempre quando si parla di una finale, normalmente è difficile. Un'ultima cosa per me, Mourinho della Spagna ha detto Benitez non potrà vincere quanto me, in realtà c'è la possibilità di vincere anche di più di quanto no. Cosa si sente di dire? Io penso che la prima cosa che dobbiamo fare è vincere questa e dopo vinciamo un'altra e vediamo quanti si può vincere, ma la chiave qui sono i giocatori. La società è una società forte che ha vinto gli ultimi 5 anni, i giocatori erano qua, Zanetti, Cordova, giocatori che sono qua tanti anni, Materazzi o Cambiasso, tutti questi giocatori che hanno vinto sono qua, così possiamo vincere di più e penso che è una sfida per loro vincere di più. Volevo chiederle come si avvicina questa partita a livello emozionale, insomma è il suo debutto sulla panchina dell'Inter a San Siro davanti ai suoi tifosi, come si sta avvicinando a questo appuntamento? Sono un po' vecchio, sono un po' di esperienza, è normale questo tipo di partita, sempre se parliamo del finale è sempre un po' particolare, si è da fronte dei tifosi è meglio, ma per me più o meno è una sfida simile ai giocatori, voglio vincere, voglio iniziare vincendo e se possiamo giocare bene, perfetto, ma non è una cosa particolare in senso di sono nervoso, no. Io penso che il mio lavoro è sapere che cosa devo fare e se posso lo faccio. Mi ero dimenticato di dire il nome con Massimiliano Nebuloni Sky. Scusi. Ah sì, no, il tuo nome. Chiudo, le volevo anche chiedere, a livello di mercato, so che lei non si vuole sbilanciare perché è una competenza più della società che sua, probabilmente da qui alla fine del mese arriverà qualcun altro, però se non dovesse arrivare nessuno l'Inter sarebbe completa anche così secondo lei? È chiaro che questa è la responsabilità della società, del direttore sportivo, di Marco, loro sono lavorando e io sono lavorando in campo, così è meglio perché non abbiamo problemi di comunicazione, io dico una cosa, loro dice un'altra, penso che è più facile. Loro devono fare il suo lavoro e io migliorare la squadra che ho a questo punto. Antonio Bartolomucci, Mediaset. Lei ha insistito molto su un termine dall'inizio di questa stagione, la qualità dell'Inter, che è innegabile. Però forse l'Inter inizialmente qualche problema lo aveva. Ecco, io vorrei sapere se nel lavoro che ha fatto fino a questo momento è riuscito a cancellare magari qualche piccolo difetto, tipo il contropiede avversario o qualche altra imperfezione, e qual è stata la risposta dei giocatori al suo sistema, al suo modo di lavorare? Sì, stiamo lavorando tanto in ogni allenamento per migliorare qualcosa, sempre si può migliorare un po', una squadra che ha vinto tanto non è facile, ma si lavora e questi giocatori sono giocatori che hanno esperienza, così capisce, è più facile cambiare cose se sì, vogliamo cambiare cose. Ho detto da prima, non abbiamo tanto tempo, penso che dopo 1, 2, 3 mesi con tutti i giocatori insieme sarà più facile, ma adesso proviamo, loro sono disponibili, loro vuole imparare e così poco a poco facciamo cose diverse e come ho detto da prima, se possiamo fare le cose che hanno fatto bene proviamo a farlo lo stesso.
E poi il feeling con Ranieri, mi pare che lei lo conosce abbastanza. Sì, bene. Sì, io quando erano un po' più giovani ho andato a Firenze per vedere come si allenava. Il tratto è stato incredibile, molto contento, e dopo è una relazione, no? Non tutto il giorno perché non possiamo, ma ho un buon rapporto con lui. Buonasera, Polverosi, Corriere dello Sport. Volevo chiedere due cose. La prima è se per caso vince la Coppa, la vince lei o la vince Mourinho? E la seconda è un commento, se lo può fare. Ieri Snyder ci ha detto che giocare con Kuyt è come giocare in 12, è solo un aspetto tecnico che tende a qualcosa, però chiaramente sì, vinciamo la Coppa la vince la società, i giocatori e dopo tutti che siamo vicino a loro, ma a questo punto è chiaro, la società ha vinto questi 5 anni e la società vincerà, sì, possiamo vincere, e i giocatori sono i più importanti. Per me questo non è un problema. Snyder parla del suo amico, è un buon giocatore, tutti lo sappiamo, ma io ho detto da prima che non parlo del mercato. Buonasera, Andrea Sorrentino, Repubblica. Volevo chiederle come pensa lei che questa Inter possa migliorare, nel senso che Inter sarà quella di Benitez rispetto a quella dell'anno scorso, in cosa potrà cambiare, sarà più manovriera, avrà più possesso palla, ecco, se poteva dirci più o meno quali potevano essere le linee guida. E la seconda cosa, Eto'o ha già fatto capire che insomma di correre troppo come lo scorso anno non ha molta voglia, vorrebbe essere riportato a un ruolo più vicino alla porta. Lei come esce da questo problema? Migliorare la squadra è una cosa che devo parlare con i giocatori ogni allenamento, e che lavoriamo insieme per fare, se si può giocare meglio la palla, se si può attaccare un po' di più, se si può fare un buon contrapiede, tutte queste cose che lo hanno fatto bene, se si può fare un po' meglio, proviamo, ma non è una cosa che devo dire questo, lo vado a fare è meglio, no? È una cosa che dobbiamo lavorare, se verrà durante l'anno. Eto'o, lui ha detto che lui vuole fare 25-30 gol, 20 gol, sempre parliamo di cifra un po' alta, e io ho detto che possiamo lavorare insieme, il staff, il corpo tecnico, con lui e con i compagni, per fare che lui può fare tanti gol. Si deve giocare come attaccante, seconda punta o nella fascia, si vede, o vediamo durante l'anno, ma lui può fare gol in ogni posizione. Buongiorno mister, Tramontana 7 gol. Volevo chiederle, rispetto all'anno scorso l'Inter si presenta alla Supercoppa con la stessa squadra dell'anno prima, l'anno scorso c'era per esempio Eto'o al posto di Ibrahimovic, è andata male, è un vantaggio o uno svantaggio? Premesso che è una partita singola, può succedere tutto, ma è un vantaggio o uno svantaggio presentarsi con la stessa formazione, quindi con l'audata dell'anno prima? Può essere buono perché tutti se conoscono, no? O può essere peggio perché manca motivazione, ma parlando con loro si vede che loro vogliono vincere, abbiamo l'opportunità di fare un quarto titolo, e sempre dico lo stesso, è buono per loro. Loro hanno vinto 3, loro possono vincere un altro, solo la motivazione è di là. Ecco, a proposito dei 3 titoli, si parla molto del fatto di poter arrivare a 6 come il Barcellona. È un rischio quello di pensare ai 3 titoli come se fosse uno solo, o si riesce comunque a gestire la situazione, pensare a ogni trofeo uno dopo l'altro? No, sempre. Che poi una settimana ce ne sono 2. Sì, sempre per me è più importante la prossima partita, così il prossimo trofeo, e dopo pensiamo a un altro. Non si può parlare di 1, 2, 3, 6, se no abbiamo il primo, no? Sempre si vuole vincere, questa è la stessa mentalità. Si gioca una partita in Europa e ha perso fuori, dobbiamo fare 3 gol, no, prima dobbiamo fare 1 e dopo facciamo l'altro, d'inizio proviamo a vincere questo.